19 gennaio 1991. Per un biologo che studia i lupi come me, il lavoro di ricerca consiste spesso nel raccogliere ciò che resta di un lupo, come questo ormai irrigidito dal gelo. Ad aver paura del lupo cattivo sono ancora in molti, a giudicare dai più di 40 esemplari che ogni anno finiscono nel mirino delle doppiette illegali o sterminati da bocconi avvelenati. Luigi Boitani, etologo, si dedica da molti anni a questo animale, cercando inoltre di combattere una persecuzione che affonda le sue radici nella notte dei tempi. Se il lupo ti fissa negli occhi, ti pietrifica. Il lupo morde alla gola e succhia il sangue della vittima. Il lupo provoca ferite che non si rimarginano. Migliaia di leggende e credenze popolari simili a queste narrano della cattiva fama del lupo e la immortalano nel marmo dei frontoni di chiese e basiliche. Da millenni la storia del lupo si intreccia con le alterne vicende della storia dell'uomo. Ma è soltanto nel Medioevo che viene demonizzato, diventando il simbolo di una natura ostile e nemica. Venerato o semplicemente accettato nelle precedenti culture pagane, il predatore per eccellenza è ora bollato come eretico in una cultura dominata dalla Chiesa e imperniata sul misticismo e il soprannaturale. Pubblicamente perseguitato, è diventato senza possibilità di appello il lupo cattivo. Fioriscono così le superstizioni che sopravvivono ancora oggi e nella lotta tra il bene e il male, il lupo è decisamente il nemico da trafiggere. Da sempre l'uomo continua a sottrarre spazi vitali al lupo, sostituendo foreste con coltivi, fauna selvatica con animali domestici. Per difendere il suo bestiame dal predatore, escogita delle tattiche difensive. Una di queste è proprio il figlio domestico del lupo, il cane. Tra i suoi tanti mestieri, quello di cane da pastore è forse uno dei più antichi. La paziente opera della selezione artificiale ha fatto in modo che il mastino abruzzese sviluppasse una vera e propria dedizione per il gregge. Lo considera il punto di riferimento della sua vita sociale e passa tutto il suo tempo tra le pecore, alle quali sembra quasi assomigliare in certi tratti del suo aspetto esteriore. L'atteggiamento protettivo si intensifica nel delicato periodo dei parti. L'inibizione spinta fino all'estremo. Il tenero e indifeso agnellino sarebbe una tentazione irresistibile per qualunque carnivoro, ma non per lui, che vigila attento e premuroso su madre e neonato, ormai dimentico delle sue antiche origini di cacciatore. L'istinto predatorio non è stato completamente cancellato, ma sapientemente dirottato verso qualsiasi intruso che non sia il suo gregge e che possa recare disturbo alle sue protette. In questo attacco riemergono gli schemi classici della predazione lupina, che consiste in una serie di manovre coordinate di gruppo. Per il mastino abruzzese, le pecore rappresentano di fatto un territorio mobile che non va mai abbandonato. Questo forte e tenace guardiano non riuscirebbe comunque ad avere la meglio in uno scontro diretto con il predatore. Le orecchie mozzate e il caratteristico collare di chiodi sono gli strumenti di lavoro forniti dall'uomo per proteggerlo nei suoi punti deboli. Tutte le più antiche attività di pastorizia hanno prodotto cani molto simili a questo,
selezionati appositamente per la difesa del gregge dagli attacchi del lupo. Il mastino abruzzese è il cane della civiltà pastorale appenninica. Per la sua tormentata geografia, un susseguirsi di rilievi montuosi e di vasti altopiani, l'Appennino non ha concesso troppo spazio all'espansione agricola, confinando i coltivi nei fondovalle e nelle pianure costiere. Per molti secoli, in questi luoghi, lo scontro con il lupo non è mai stato violento e persecutorio come nel resto dell'Europa. La gente appenninica, infatti, ha continuato a praticare la millenaria attività della pastorizia fino ai giorni nostri, ereditando dall'antico popolo dei Sanniti anche la capacità di trovare dei compromessi con questo predatore. La presenza di vaste aree boscose per lungo tempo hanno assicurato al lupo rifugio e disponibilità di prede naturali anche di grossa taglia, come cervi, camosci e cinghiali. Poi, all'improvviso, circa 40 anni fa, incomincia la persecuzione del lupo. Centri abitativi, strade e infrastrutture invadono la natura. L'occupazione di nuovi spazi fa scomparire sia l'antica cultura pastorale che la fauna selvatica di grossa taglia. Assistiamo a una sorta di medioevo moderno, risvegliando antiche fobie e violente persecuzioni. Per il lupo è la catastrofe. All'inizio degli anni 70 scatta l'emergenza. Il WWF avvia un progetto per la conservazione del lupo e ne affida l'incarico a Luigi Boitani. 3 settembre 1972. La prima cosa da fare è stabilire dove sono e quanti sono. Percorro in lungo e largo 80.000 km quadrati di Appennino, dalla Calabria alla zona tosco-emiliana, a contar lupi senza vederne mai uno. Raccolgo informazioni, visito pastori e ovili, cerco di dare un senso logico alla ridda di notizie contraddittorie. I mesi passano alla ricerca del grande assente, inseguendo i suoi ululati. Il lupo non si fa mai vedere, ma il suo passaggio lascia indizi inconfondibili, tracce nel terreno. Anche i suoi escrementi raccontano molte cose sulla sua vita. I sopralluoghi approdarono a un primo scoraggiante risultato. Non più di 100 lupi sopravvivevano in tutto l'Appennino centro-meridionale, disseminati qua e là in poche vulnerabili manciate di individui. Si era a un passo dall'estinzione. La fase successiva dell'indagine, il censimento diretto, viene spostata quindi nella zona risultata più ricca di lupi, compresa tra il Parco Nazionale d'Abruzzo, il Gruppo del Sirente e il Massiccio della Maiella. Un'area in cui accanto a spazi invasi dall'uomo coesistono ancora vaste e splendide zone di natura incontaminata. I giorni passano senza fortuna, del lupo nessuna traccia. Nei lunghi appostamenti riescono persino a vedere l'orso marsicano, uno degli animali più straordinari dell'Appennino e uno dei più rari.
Una mattina presto, in primavera, il grande assente fa la sua comparsa. L'odore della pecora morta vicino alla quale ci siamo appostati lo ha attirato nella zona. Un lento giro di perlustrazione, ma poi scompare nel bosco. Dopo lunghe ore di attesa, il lupo appare di nuovo. Cautela, paura, sospetto. Sono i sentimenti che traspaiono dal suo atteggiamento. Il lupo è magro, stremato dal lungo inverno, combattuto tra la fame e la paura. Ma l'animale teme l'inganno. Potrebbe essere un boccone avvelenato, uno dei trucchi preferiti dell'uomo. La paura è tradita dalla coda che scompare sempre di più tra le zampe. Il lupo annusa, assaggia e poi se ne va ancora una volta. Maggio 1974. I primi faccia a faccia con il tanto temuto predatore. Un'emozione immensa, ma soprattutto un grande insegnamento. Ora capisco come un predatore del suo calibro sia riuscito a sopravvivere alle continue e feroci persecuzioni in un paese sempre più occupato dall'uomo. In millenni di convivenza con l'uomo, il lupo italiano ha imparato a vivere sul filo del rasoio. Esistono due lupi. Il lupo reale, cauto ed elusivo, che vive nell'ombra e che nessuno conosce, contrapposto al lupo fantastico, feroce e sanguinario, nato dall'immaginario collettivo. E quello reale da sempre paga per le malefatte attribuite al suo alter ego fantastico. L'unico modo per salvare il lupo in Italia consiste nel distruggere il lupo cattivo delle favole, sostituendolo con la sua realtà biologica. Solo il secondo giorno ritorna il lupo. Marca il territorio circostante. Controlla di nuovo la qualità del pasto con rapidi assaggi. Nonostante la grande fame, è soltanto il secondo giorno che si decide a mangiare. Dal 1974 la ricerca si concentra quindi sullo studio del lupo in libertà, utilizzando tecniche particolari come la radiotelemetria. Solo così è possibile ottenere informazioni esaurienti su un animale capace di eclissarsi come un fantasma ogni qualvolta sospetta la presenza umana. È un metodo che richiede un buon passo ed una grande esperienza nel valutare i segnali radio. Ma esso permette di spiare gli spostamenti quotidiani di un animale in grado di percorrere fino a 200 km in una sola notte.
Anno dopo anno il lupo viene pedinato a distanza. I dati si accumulano e molti miti crollano, come quello che vuole il predatore riunito in branchi numerosi. Spesso il lupo italiano trascorre gran parte della giornata da solo, più o meno lontano dagli altri membri della sua famiglia. L'inseguimento notturno del lupo 9-10 doveva riservare ben altre sorprese. A notte fonda, lupo 9-10 decide addirittura di imboccare la strada asfaltata. Pochi minuti più tardi è alle porte del paese. Cautela e timore sembrano svaniti. Sa bene che di notte gli incontri con il temuto bipede sono molto improbabili. L'ovile viene ignorato in barba a tutte le previsioni e ai luoghi comuni. Lupo 9-10 continua a trotterellare spedito e tranquillo su un percorso a lui ben noto. Con sorpresa si scopre che il lupo si aggira abitualmente nella vicinanza dei nostri paesi. Finalmente il bip bip del radiocollare segnala che la sua lunga passeggiata si è conclusa. Meta finale, la discarica dei rifiuti. 17 ottobre 1977. Le abitudini alimentari del lupo 9-10 ci lasciano letteralmente esterrefatti. Scopriamo che per ben il 70% il lupo italiano si nutre di rifiuti, proprio quelli prodotti dal suo peggior nemico. Assiduo frequentatore di discariche il nostro lupo, ma anche visitatore di allevamenti. Nessuno ha mai negato che uccida le pecore, ma quante e in che modo? Un altro punto da chiarire era l'impatto reale del predatore sul bestiame domestico. I lupi portano i ricercatori nei luoghi che coincidono con gli antichi sentieri della transumanza. Oggi gli imponenti spostamenti stagionali di pecore, uomini, cani da pastore non esistono più, sostituiti da più rapidi trasporti con camion. Tuttavia le medesime aree sono adibite a pascolo ed il lupo vi fa la sua comparsa. Ma fin tanto che il gregge è sorvegliato accuratamente, sa bene che è meglio non farsi vedere. In molte zone la presenza del lupo è stata dimenticata. La pastorizia è cambiata e l'uomo conduce le sue pecore senza nemmeno la protezione dei bravi mastini abruzzesi. In queste condizioni tutto diventa più facile. Il lupo sa valutare tempi e modi dell'attacco, sa aspettare l'occasione giusta, concentrandosi sulle pecore isolate o distratte.
L'uccisione è fulminea e di una precisione chirurgica, senza quegli spargimenti di sangue tanto cari alle leggende popolari. Né il pastore né il resto del gregge si sono accorti di nulla. L'azione di caccia è stata condotta da una femmina. Il resto del branco, finora cautamente nascosto, si fa avanti per partecipare al banchetto. Sono due maschi. Generalmente i lupi italiani sono organizzati in gruppi di piccole dimensioni, in media da 2 a 5 individui. Ancora molto diffidenti, si allontanano dalla preda per sorvegliare il territorio. La gerarchia che regola i rapporti sociali non è rigida, al contrario viene messa continuamente in discussione, in questo caso dal giovane maschio che tenta la scalata sociale. È lui che comincia a mangiare per primo, pur essendo di rango inferiore. L'autrice dell'attacco vorrebbe godersi il frutto della sua caccia. In questo momento di tensione ha bisogno di essere spalleggiata dal suo compagno, il capo branco, e si volta ripetutamente verso di lui, chiamandolo in rinforzo. Per convincerlo ricorre ad atteggiamenti da cucciolo. La coppia si avvicina al luogo del pasto con orecchie alzate e coda dritta, segnalando così la propria posizione sociale di dominanza. In questo modo ottengono l'accesso al pasto e la femmina può finalmente cominciare a mangiare. Gli animali sono guardinghi. Il pastore potrebbe tornare e occorre tenere la zona sotto controllo. La prudenza non è mai troppa. Meglio trascinare il pasto al riparo da occhi indiscreti. Ora la femmina ha ripreso a mangiare, ma il maschio di rango inferiore la sfida di nuovo. Questa volta, forte della vicinanza del compagno, lei rivendica i suoi diritti sulla preda con lo sbattere delle mascelle e poi difende il suo pasto con un ulteriore atto intimidatorio. Ma solo all'arrivo del maschio dominante, l'inferiore si butta a pancia all'aria in segno della sua sottomissione e il capo branco subito accetta le sue scuse con un rassicurante scodinzolio. Sono passati 20 anni da quando è stata dichiarata la protezione legale del lupo. Da allora ad oggi il numero dei lupi è andato lentamente crescendo. Oggi sono quasi 300, anche se il bracconaggio continua a fare molte vittime.
Ma sul futuro del lupo incombe una minaccia ancora più grave e insospettabile. Il nemico del lupo è il cane, il miglior amico dell'uomo. Ennesimo prodotto usa e getta del consumismo, il figlio del lupo torna, suo malgrado, in libertà. Addomesticando il lupo, l'uomo ha creato centinaia di razze canine da sfruttare nei ruoli più diversi, secondo i suoi bisogni. Ma queste, una volta abbandonate, non sanno più come comportarsi. Per la sua sopravvivenza è da sempre totalmente dipendente dall'uomo e si mantiene a stretto contatto con i centri abitati, dove vive allo stato brado. Da cane abbandonato diventa un randagio. La vita di questi cani di nessuno, non più gestita da un padrone, sfugge ad ogni controllo, primo fra tutti quello delle nascite. Le conseguenze sono più di 800.000 cani liberi di muoversi a loro piacimento sul territorio italiano, ben 3.200 cani per ogni lupo. Tirar su una nidiata di 7 cuccioli è un'impresa disperata per un randagio che a malapena riesce a sfamare se stesso. Scene come queste suscitano inevitabilmente tenerezza e compassione. Ma fare la carità di un po' di cibo non risolve il problema del randagismo, anzi lo alimenta e favorisce sviluppi ancora più gravi. Da sempre l'uomo tende ad attribuire agli animali da compagnia un valore unicamente affettivo, dimenticandosi del ruolo ecologico che riacquistano una volta tornati in libertà. È quello che succede quando i randagi rompono ogni legame con l'uomo, si riuniscono in branchi e si inseriscono nell'ambiente naturale. Sono i cani inselvatichiti, una componente ecologica nuova ed imprevista. Il fenomeno dei cani senza padrone ha assunto in Italia dimensioni preoccupanti, con gravi implicazioni di ordine economico, sanitario e ambientale. La storia di Manchi è emblematica. Manchi è una bastardina che ha un buon rapporto con le pecore. Ma tra lei e il pastore non c'è un legame affettivo. E talvolta la cagna abbandona il suo lavoro e se ne va a spasso per gli altopiani del Sirente. Giorno dopo giorno il rapporto con il pastore diventa più sottile. Le scappatelle, sempre più frequenti, piano piano si trasformano in lunghe assenze. Nella stessa zona si è stabilito da tempo un gruppo di cani inselvatichiti. Manchi ne è attratta e li osserva da lontano. Per loro l'affrancamento da una millenaria condizione di vita domestica, avviato al momento dell'abbandono, si è ormai compiuto. Gli istinti primordiali dell'antenato lupo riaffiorano prepotentemente, primo tra tutti quello dell'organizzazione sociale. Il branco, proprio come nei lupi, è regolato da una severa gerarchia. L'inserimento immediato nel branco è un'impresa quasi impossibile. Manchi, tuttavia, non si scoraggia. La innata esigenza di vita sociale la spinge a ripetere più volte i tentativi.
L'autunno è tornato sul massiccio del Sirente e Manchi ormai fa parte del branco. Seguendola scopriamo come è riuscita ad inserirsi. Deve aver fatto colpo su un inselvatichito. Eccone il risultato. Una numerosa nidiata che Manchi, come i lupi, alleva in una tana nei boschi. Questi cuccioli e i numerosi altri che verranno hanno rotto ogni contatto con l'uomo e quei pochi di loro che sopravviveranno, non più del 5%, saranno animali selvatici a tutti gli effetti. Storie come quella di Manchi si ripetono a migliaia. Dei cani che vagano senza controllo sul nostro territorio, ben 80.000 sono tornati alla vita selvatica e il fenomeno è senza fine. L'esercito di randagi, che può contare sempre su nuove reclute, è di fatto una fabbrica che produce inselvatichiti a ciclo continuo. I dati raccolti tracciano un quadro sorprendente sulle attività degli inselvatichiti. Durante il giorno, i branchi restano nascosti nei boschi, ben lontano dai centri abitati, muovendosi solo al crepuscolo. Vivono in tutto e per tutto come i lupi, ma col grande vantaggio di godere di una quasi totale immunità da parte dell'uomo. Come per il lupo, anche per i numerosi cani inselvatichiti, i principali punti di approvvigionamento sono le discariche di rifiuti. La competizione alimentare non è diretta. Gli scarti delle attività umane sono una fonte di cibo praticamente inesauribile. Ma l'uomo concede ai cani, senza esserne consapevole, una maggiore libertà di manovra che invece nega al lupo, sottovalutando come i cani possano divenire veicoli per la diffusione di pericolose malattie. Al cane non basta riacquistare la libertà per ritornare ad essere un efficiente predatore. Infatti, l'avvicinamento al bestiame assomiglia più a un gioco sfrenato e rumoroso. L'azione plasmante della domesticazione lascia tracce profonde nel comportamento. Il cane è di fatto un eterno bambino che non sa misurare le sue forze e sviluppare le tecniche di caccia in gruppo. Per vari mesi il gruppo degli inselvatichiti del Sirente ha battuto la zona senza perdere l'occasione di molestare il bestiame.
All'attacco dei cani, le pecore reagiscono con uno sbandamento disordinato che scatena ancora di più l'istinto predatorio e il gioco può prendere la mano. Ma il lupo è la personificazione del male, mentre il cane è il miglior amico dell'uomo. E alla fine anche questi danni finiscono sul conto del lupo. Sarà lui a pagare, anche per colpe non sue. Settembre 1985. I randagi sono la classica goccia che fa traboccare il vaso. Non solo creano al lupo difficoltà per gli spazi e per il cibo, ma mettono addirittura a repentaglio la sua stessa identità genetica. Per una lupa isolata e in calore, l'incontro con uno dei tanti cani selvatici può trasformarsi facilmente in una possibilità di accoppiamento. Accetta così come compagno un animale che in altre condizioni verrebbe considerato un nemico. Per i biologi, gli incroci sono forse la conseguenza più inquietante del randagismo, poiché questi corrompono il patrimonio genetico del lupo. Un grande problema in discussione è come distinguere tra un lupo e uno di questi ibridi. È molto difficile, perfino per un occhio esperto. Coda e orecchie un po' più lunghe o strane combinazioni di colore sono particolari sospetti e insoliti che sembrano tradire un'impronta canina. Questo, ad esempio, è un ibrido o un vero lupo? Un qualche indizio, le gambe un po' lunghe, alimentano i dubbi. A lungo andare, la contaminazione del patrimonio genetico del lupo potrà causare la scomparsa della specie. I ricercatori hanno messo a punto un programma minuzioso per fronteggiare questa emergenza. Stanno organizzando una banca genetica, una sorta di serbatoio di riserva di veri lupi a cui attingere in caso di improvvisi e probabili tracolli della popolazione naturale. La persecuzione dell'uomo e la competizione diretta e indiretta col cane alla fine non sono gli unici problemi che il lupo deve affrontare. Anche i massicci interventi dell'uomo sull'ambiente hanno messo in difficoltà la sopravvivenza del lupo e contemporaneamente favorito quella di altri animali. Il cinghiale è un animale molto prolifico. A furia di reintroduzioni a scopo venatorio, iniziate neanche una cinquantina di anni fa, l'Italia si trova ora a dover fronteggiare una vera e propria esplosione demografica, con gravi conseguenze per le coltivazioni agricole e per l'ambiente naturale. Una possibilità di regolare tale invasione potrebbe proprio essere il grande carnivoro al vertice della catena alimentare, a patto che gli sia consentito di tornare a un numero sufficiente per cacciare in branco. In due non conviene rischiare l'insuccesso in un confronto con delle prede bellicose e forzute come un gruppo di cinghiali. Quando sono con i piccoli, i cinghiali diventano più vulnerabili. Tutti i loro sensi sono allerta. Riconoscono il vecchio nemico e prontamente ubbidiscono all'istinto di scappare. Ma nella fuga c'è sempre qualche cinghialetto più sprovveduto che si distacca dal gruppo.
La caccia è talmente facile da trasformarsi quasi in un gioco. In equilibrate condizioni naturali, gli erbivori selvatici di grossa taglia come daini, caprioli e cervi dovrebbero essere comunque le prede più congeniali per il lupo. In una grande parte dell'Italia, i cervi sono stati sterminati da attività venatorie. Ed è solo grazie a recenti interventi di reintroduzione che stanno tornando a popolare alcune zone d'Italia. Il successo di tali iniziative è il risultato della fruttuosa cooperazione tra ricerca scientifica, parchi faunistici e aziende forestali di Stato. Lo scopo, qui come in altre zone dell'Abruzzo e dell'Appennino toscano, è quello di ricostruire un ambiente il più possibile integro. Per i cervi è il periodo degli amori. E i maschi misurano le loro forze a distanza, marcando il territorio e mettendo in mostra la loro prestanza fisica. I duelli autunnali dei cervi per il possesso delle femmine sono in pieno svolgimento. I combattimenti frontali sono ritualizzati. Una sorta di braccio di ferro utile a stabilire chi è il più forte senza per questo rischiare la vita. Nella successione di combattimenti rituali, un giovane cervo ha commesso un errore. Si è ritrovato in una posizione sbagliata e il rivale lo ha colpito a morte. La conclusione cruenta di combattimenti è un fatto raro, mai filmato prima d'ora in natura. L'effetto del colpo è stato micidiale. Il giovane cervo ha le zampe posteriori paralizzate ed è condannato a morire. Mentre l'altro, confermato il suo ruolo sociale, riprende possesso dell'harem.
Per troppo tempo i lupi non hanno più potuto cacciare in branco i grossi ungulati, quasi assenti nello scenario naturale italiano. Ed ora osservano sospettosi il cervo agonizzante. Saranno incontri come questo che daranno modo al lupo di tornare ad essere il regolatore naturale delle popolazioni dei grossi erbivori selvatici. Marzo 1991. Da quasi 20 anni ormai siamo sulle tracce del lupo. Un'abbondante nevicata ha creato una situazione particolare. Ha isolato la zona della ricerca dal resto del mondo. Vediamo in pieno giorno due lupi che scorrazzano tranquilli in luoghi dove solitamente si avventurano solo di notte. Hanno intuito che le strade sono bloccate e che almeno per oggi nessun uomo darà loro fastidio. All'inizio il lupo italiano era un illustre sconosciuto. Ora cominciamo a capire qual è la sua vita e di che cosa ha bisogno per riconquistare il suo posto. Ma c'è ancora molto da fare. Studiare il lupo, combattere certi pregiudizi, non basta ricreare quelle condizioni che ne consentirebbero la sopravvivenza. Dovremo lavorare ancora molto per ridare al lupo un ambiente naturale completo di tutte le sue componenti. E intanto la strage continua. La ricerca si concentra quindi sullo studio del lupo in libertà, utilizzando tecniche particolari come la radiotelemetria. Solo così è possibile ottenere informazioni esaurienti su un animale capace di eclissarsi come un fantasma, ogni qualvolta sospetta la presenza umana. È un metodo che richiede un buon passo ed una grande esperienza nel valutare i segnali radio. Ma esso permette di spiare gli spostamenti quotidiani di un animale in grado di percorrere fino a 200 km in una sola notte. Anno dopo anno il lupo viene pedinato a distanza. I dati si accumulano e molti miti crollano,
come quello che vuole il predatore riunito in branchi numerosi. Spesso il lupo italiano trascorre gran parte della giornata da solo, più o meno lontano dagli altri membri della sua famiglia. L'inseguimento notturno del lupo 9-10 doveva riservare ben altre sorprese. A notte fonda, lupo 9-10 decide addirittura di imboccare la strada asfaltata. Pochi minuti più tardi è alle porte del paese. Cautela e timore sembrano svaniti. Sa bene che di notte gli incontri con il temuto bipede sono molto improbabili. L'ovile viene ignorato in barba a tutte le previsioni e ai luoghi comuni. Lupo 9-10 continua a trotterellare spedito e tranquillo su un percorso a lui ben noto. Tirar su una nidiata di 7 cuccioli è un'impresa disperata per un randagio che a malapena riesce a sfamare se stesso. Scene come queste suscitano inevitabilmente tenerezza e compassione. Ma fare la carità di un po' di cibo non risolve il problema del randagismo, anzi lo alimenta e favorisce sviluppi ancora più gravi. Da sempre l'uomo tende ad attribuire agli animali da compagnia un valore unicamente affettivo, dimenticandosi del ruolo ecologico che riacquistano una volta tornati in libertà. È quello che succede quando i randagi rompono ogni legame con l'uomo, si riuniscono in branchi e si inseriscono nell'ambiente naturale. Sono i cani inselvatichiti, una componente ecologica nuova ed imprevista. Il fenomeno dei cani senza padrone ha assunto in Italia dimensioni preoccupanti, con gravi implicazioni di ordine economico, sanitario e ambientale. La storia di Manchi è emblematica. Manchi è una bastardina che ha un buon rapporto con le pecore. Ma tra lei e il pastore non c'è un legame affettivo. E talvolta la cagna abbandona il suo lavoro e se ne va a spasso per gli altopiani del Sirente. Giorno dopo giorno il rapporto con il pastore diventa più sottile. Le scappatelle, sempre più frequenti, piano piano si trasformano in lunghe assenze. Nella stessa zona si è stabilito da tempo un gruppo di cani inselvatichiti. Manchi ne è attratta e li osserva da lontano. Per loro l'affrancamento da una millenaria condizione di vita domestica, avviato al momento dell'abbandono, si è ormai compiuto. Gli istinti primordiali dell'antenato lupo riaffiorano prepotentemente, primo tra tutti quello dell'organizzazione sociale. Il branco, proprio come nei lupi, è regolato da una severa... All'attacco dei cani, le pecore reagiscono con uno sbandamento disordinato che scatena ancora di più l'istinto predatorio e il gioco può prendere la mano.
va, il lupo è la personificazione del male, mentre il cane è il miglior amico dell'uomo. E alla fine anche questi danni finiscono sul conto del lupo. Sarà lui a pagare, anche per colpe non sue. . 3 settembre 1985. I randagi sono la classica goccia che fa traboccare il vaso. Non solo creano al lupo difficoltà per gli spazi e per il cibo, ma mettono addirittura a repentaglio la sua stessa identità genetica. Per una lupa isolata e in calore, l'incontro con uno dei tanti cani selvatici può trasformarsi facilmente in una possibilità di accoppiamento. Accetta così come compagno un animale che in altre condizioni verrebbe considerato un nemico. Per i biologi, gli incroci sono forse la conseguenza più inquietante del randagismo, poiché questi corrompono il patrimonio genetico del lupo. Un grande problema in discussione è come distinguere tra un lupo e uno di questi ibridi. È molto difficile, perfino per un occhio esperto. Coda e orecchie un po' più lunghe, o strane combinazioni di colore, sono particolari sospetti e insoliti che sembrano tradire un'impronta canina. Questo, ad esempio, è un ibrido o un vero lupo? Un qualche indizio, le gambe un po' lunghe, alimentano i dubbi. A lungo andare, la contaminazione del patrimonio genetico del lupo potrà causare la scomparsa della specie. I ricercatori hanno messo a punto un programma minuzioso per fronteggiare questa emergenza. Stanno organizzando una banca genetica, una sorta di serbatoio di riserva di veri lupi a cui attingere in caso di improvvisi e probabili tracolli della popolazione naturale. La persecuzione dell'uomo e la competizione... Ma solo all'arrivo del maschio dominante, l'inferiore si butta a pancia all'aria in segno della sua sottomissione. E il capo branco subito accetta le sue scuse con un rassicurante scodinzolio. Sono passati 20 anni da quando è stata dichiarata la protezione legale del lupo. Da allora ad oggi il numero dei lupi è andato lentamente crescendo. Oggi sono quasi 300, anche se il bracconaggio continua a fare molte vittime. Ma sul futuro del lupo incombe una minaccia ancora più grave e insospettabile. Il nemico del lupo è il cane, il miglior amico dell'uomo. Ennesimo prodotto usa e getta del consumismo, il figlio del lupo torna, suo malgrado, in libertà. Addomesticando il lupo, l'uomo ha creato centinaia di razze canine da sfruttare nei ruoli più diversi, secondo i suoi bisogni. Ma queste, una volta abbandonate, non sanno più come comportarsi.
Per la sua sopravvivenza è da sempre totalmente dipendente dall'uomo e si mantiene a stretto contatto con i centri abitati, dove vive allo stato brado. Da cane abbandonato diventa un randagio. La vita di questi cani di nessuno, non più gestita da un padrone, sfugge ad ogni controllo, primo fra tutti quello delle nascite. Le conseguenze sono più di 800.000 cani liberi di muoversi a loro piacimento sul territorio italiano. La gerarchia che regola i rapporti sociali non è rigida. Al contrario, viene messa continuamente in discussione, in questo caso dal giovane maschio che tenta la scalata sociale. È lui che comincia a mangiare per primo, pur essendo di rango inferiore. L'autrice dell'attacco vorrebbe godersi il frutto della sua caccia. In questo momento di tensione ha bisogno di essere spalleggiata dal suo compagno, il capo branco, e si volta ripetutamente verso di lui, chiamandolo in rinforzo. Per convincerlo ricorre ad atteggiamenti da cucciolo. La coppia si avvicina al luogo del pasto con orecchie alzate e coda dritta, segnalando così la propria posizione sociale di dominanza. In questo modo ottengono l'accesso al pasto e la femmina può finalmente cominciare a mangiare. Gli animali sono guardinghi. Il pastore potrebbe tornare e occorre tenere la zona sotto controllo. La prudenza non è mai troppa. Meglio trascinare il pasto al riparo da occhi indiscreti. Ora la femmina ha ripreso a mangiare, ma il maschio di rango inferiore la sfida di nuovo. Questa volta, forte della vicinanza del compagno, lei rivendica i suoi diritti sulla preda con lo sbattere delle mascelle e poi difende il suo pasto con un ulteriore atto intimidatorio. Ma solo all'arrivo del maschio dominante, l'inferiore si butta a pancia all'aria in segno della sua sottomissione e il capo branco subito accetta le sue scuse con un rassicurante scodinzolio. Sono passati 20 anni da quando è stata dichiarata la protezione legale. Dal 1974 la ricerca si concentra quindi sullo studio del lupo in libertà, utilizzando tecniche particolari come la radiotelemetria. Solo così è possibile ottenere informazioni esaurienti su un animale capace di eclissarsi come un fantasma ogni qualvolta sospetta la presenza umana. È un metodo che richiede un buon passo ed una grande esperienza nel valutare i segnali radio. Ma esso permette di spiare gli spostamenti quotidiani di un animale in grado di percorrere fino a 200 km in una sola notte. Anno dopo anno il lupo viene pedinato a distanza.
i dati si accumulano e molti miti crollano, come quello che vuole il predatore riunito in branchi numerosi. Spesso il lupo italiano trascorre gran parte della giornata da solo, più o meno lontano dagli altri membri della sua famiglia. L'inseguimento notturno del lupo 9-10 doveva riservare ben altre sorprese. A notte fonda, lupo 9-10 decide addirittura di imboccare la strada asfaltata. Pochi minuti più tardi è alle porte del paese. Cautela e timore sembrano svaniti. Sa bene che di notte gli incontri con il temuto bipede sono molto improbabili. L'ovile viene ignorato in barba a tutte le previsioni e ai luoghi comuni. Censimento diretto, viene spostata quindi nella zona risultata più ricca di lupi, compresa tra il Parco Nazionale d'Abruzzo, il Gruppo del Sirente e il Massiccio della Maiella. Un'area in cui accanto a spazi invasi dall'uomo coesistono ancora vaste e splendide zone di natura incontaminata. I giorni passano senza fortuna, del lupo nessuna traccia. Nei lunghi appostamenti riescono persino a vedere l'orso marsicano, uno degli animali più straordinari dell'Appennino e uno dei più rari. Una mattina presto, in primavera, il grande assente fa la sua comparsa. L'odore della pecora morta vicino alla quale ci siamo appostati lo ha attirato nella zona. Un lento giro di perlustrazione, ma poi scompare nel bosco. Dopo lunghe ore di attesa, il lupo appare di nuovo. Cautela, paura, sospetto sono i sentimenti che traspaiono dal suo atteggiamento. Il lupo è magro, stremato dal lungo inverno, combattuto tra la fame e la paura. Ma l'animale teme l'inganno. Potrebbe essere un boccone avvelenato, uno dei trucchi preferiti dell'uomo. La paura è tradita dalla coda che scompare sempre di più tra le zampe. Il lupo annusa, assaggia e poi se ne va ancora una volta. Maggio 1974. I primi faccia a faccia con il tanto temuto predatore. Un'emozione immensa, ma soprattutto un grande insegnamento. Controlla di nuovo la qualità del pasto con rapidi assaggi. Nonostante la grande fame,
è soltanto il secondo giorno che si decide a mangiare. Dal 1974 la ricerca si concentra quindi sullo studio del lupo in libertà, utilizzando tecniche particolari come la radiotelemetria. Solo così è possibile ottenere informazioni esaurienti su un animale capace di eclissarsi come un fantasma ogni qualvolta sospetta la presenza umana. È un metodo che richiede un buon passo ed una grande esperienza nel valutare i segnali radio. Ma esso permette di spiare gli spostamenti quotidiani di un animale in grado di percorrere fino a 200 km in una sola notte. Anno dopo anno il lupo viene pedinato a distanza. I dati si accumulano e molti miti crollano, come quello che vuole il predatore riunito in branchi numerosi. Spesso il lupo italiano trascorre gran parte della giornata da solo, più o meno lontano dagli altri membri della sua famiglia. L'inseguimento notturno del lupo 9-10 doveva riservare ben altre sorprese. A notte fonda, lupo 9-10 decide addirittura di imboccare la strada asfaltata. Pochi minuti più tardi è alle porte del paese, da sfruttare nei ruoli più diversi secondo i suoi bisogni. Ma queste, una volta abbandonate, non sanno più come comportarsi. Per la sua sopravvivenza è da sempre totalmente dipendente dall'uomo e si mantiene a stretto contatto con i centri abitati, dove vive allo stato brado. Da cane abbandonato diventa un randagio. La vita di questi cani di nessuno, non più gestita da un padrone, sfugge ad ogni controllo, primo fra tutti quello delle nascite. Le conseguenze sono più di 800.000 cani liberi di muoversi a loro piacimento sul territorio italiano, ben 3.200 cani per ogni lupo. Tirar su una nidiata di 7 cuccioli è un'impresa disperata per un randagio che a malapena riesce a sfamare se stesso. Scene come queste suscitano inevitabilmente tenerezza e compassione. Ma fare la carità di un po' di cibo non risolve il problema del randagismo, anzi lo alimenta e favorisce sviluppi ancora più gravi. Da sempre l'uomo tende ad attribuire agli animali da compagnia un valore unicamente affettivo, dimenticandosi del ruolo ecologico che riacquistano una volta tornati in libertà. È quello che succede quando i randagi rompono ogni legame con l'uomo, si riuniscono in branchi e si inseriscono nell'ambiente naturale. Sono i cani inselvatichiti, una componente ecologica nuova ed imprevista. Il fenomeno dei cani senza padrone ha assunto in Italia dimensioni preoccupanti,
con gravi implicazioni di ordine economico, sanitario e ambientale. La storia di Manchi è emblematica. Manchi è una bastardina che ha un buon rapporto con le pecore. Ma tra lei e il pastore non c'è un legame affettivo. Per i cervi è il periodo degli amori e i maschi misurano le loro forze a distanza, marcando il territorio e mettendo in mostra la loro prestanza fisica. I duelli autunnali dei cervi per il possesso delle femmine sono in pieno svolgimento. I combattimenti frontali sono ritualizzati, una sorta di braccio di ferro utile a stabilire chi è il più forte senza per questo rischiare la vita. Nella successione di combattimenti rituali, un giovane cervo ha commesso un errore. Si è ritrovato in una posizione sbagliata e il rivale lo ha colpito a morte. La conclusione cruenta di combattimenti è un fatto raro, mai filmato prima d'ora in natura. L'effetto del colpo è stato micidiale. Il giovane cervo ha le zampe posteriori paralizzate ed è condannato a morire. Mentre l'altro, confermato il suo ruolo sociale, riprende possesso dell'harem. Pochi minuti più tardi è alle porte del paese. Cautela e timore sembrano svaniti. Sa bene che di notte gli incontri con il temuto bipede sono molto improbabili. L'ovile viene ignorato in barba a tutte le previsioni e ai luoghi comuni. Lupo 910 continua a trotterellare spedito e tranquillo su un percorso a lui ben noto. Con sorpresa si scopre che il lupo si aggira abitualmente nella vicinanza dei nostri paesi. Finalmente il bip bip del radiocollare segnala che la sua lunga passeggiata si è conclusa. Meta finale, la discarica dei rifiuti. 17 ottobre 1977.
Le abitudini alimentari del lupo 9-10 ci lasciano letteralmente esterrefatti. Scopriamo che per ben il 70% il lupo italiano si nutre di rifiuti, proprio quelli prodotti dal suo peggior nemico. Assiduo frequentatore di discariche il nostro lupo, ma anche visitatore di allevamenti. Nessuno ha mai negato che uccida le pecore, ma quante e in che modo? Un altro punto da chiarire era l'impatto reale del predatore sul bestiame domestico. I lupi portano i ricercatori nei luoghi che coincidono con gli antichi sentieri della transumanza. Oggi gli imponenti spostamenti stagionali di pecore, uomini, cani da pastore non esistono più, sostituiti da più rapidi trasporti con camion. Tuttavia le medesime aree sono adibite a pascolo ed il lupo vi fa la sua comparsa. Ma fin tanto che il gregge è sorvegliato accuratamente, sa bene che è meglio non farsi vedere. Passione. Ma fare la carità di un po' di cibo non risolve il problema del randagismo, anzi lo alimenta e favorisce sviluppi ancora più gravi. Da sempre l'uomo tende ad attribuire agli animali da compagnia un valore unicamente affettivo, dimenticandosi del ruolo ecologico che riacquistano una volta tornati in libertà. È quello che succede quando i randagi rompono ogni legame con l'uomo, si riuniscono in branchi e si inseriscono nell'ambiente naturale. Sono i cani inselvatichiti, una componente ecologica nuova ed imprevista. Il fenomeno dei cani senza padrone ha assunto in Italia dimensioni preoccupanti, con gravi implicazioni di ordine economico, sanitario e ambientale. La storia di Manchi è emblematica. Manchi è una bastardina che ha un buon rapporto con le pecore. Ma tra lei e il pastore non c'è un legame affettivo. E talvolta la cagna abbandona il suo lavoro e se ne va a spasso per gli altopiani del Sirente. Giorno dopo giorno il rapporto con il pastore diventa più sottile. Le scappatelle, sempre più frequenti, piano piano si trasformano in lunghe assenze. Nella stessa zona si è stabilito da tempo un gruppo di cani inselvatichiti. Manchi ne è attratta e li osserva da lontano. Per loro l'affrancamento da una millenaria condizione di vita domestica, avviato al momento dell'abbandono, si è ormai compiuto. Gli istinti primordiali dell'antenato lupo riaffiorano prepotentemente, primo tra tutti quello dell'organizzazione sociale. Il branco, proprio come nei lupi, è regolato da una severa gerarchia. L'inserimento immediato nel branco è un'impresa quasi impossibile. Manchi, tuttavia, non si scoraggia. La innata esigenza di vita sociale la spinge a ripetere più volte i tentativi.